Perché abbiamo pensato ad Alfio? Innanzitutto perché è un, lo possiamo dire, un collaboratore del Corriere Innovazione. Lo scorso anno scrisse una bellissima pagina, La matematica spiegata ai nostri ragazzi. Sapete, noi mettiamo sempre una pagina in cui tentiamo di spiegare una disciplina con un linguaggio che possa essere accessibile anche dai ragazzi. L'idea è unire un po' la famiglia per tentare di decrittare qualche argomento come appunto la robotica, la genetica, in questo caso la matematica, e Alfio fece una bellissima pagina appunto sulla matematica. La matematica chiaramente lo sappiamo tutti, è l'elemento chiave, un po' il mattoncino Lego dell'intelligenza artificiale e di tutta la scienza dei computer. Questo è un elemento che è chiaro a tutti quanti, salvo poi dimenticarcene un po' perché la diamo quasi per scontata, no? La lasciamo ai grandi esperti come Alfio. Ma Alfio in particolare è stato capace di decifrare anche dei segreti, dei misteri della nostra vita quotidiana e di renderli in qualche maniera più agibili dal punto di vista matematico, tant'è che la sua matematica viene utilizzata per cose molto concrete, per lo sport, per il volley, per la vela e anche per tentare di, ne parleremo più avanti, per tentare di comprendere se c'è un algoritmo che ci possa descrivere il comportamento del cuore. E questo è un altro elemento chiave, molto bello, uno dei grandi, delle grandi tematiche di cui si occupa Alfio. Ma partiamo dalla matematica nascosta dietro l'intelligenza artificiale. Tutti noi sappiamo che il linguaggio base dei computer è il cosiddetto linguaggio binario, sono sostanzialmente degli 0 e degli 1, il bit, quindi sul serio il mattoncino Lego iniziale della programmazione, e sono andato a riguardare un po' di storia dei software. Il primo software, o almeno il primo che viene riconosciuto come tale, è quello del 1948 all'Università di Manchester ed era formato da 24 linee di codice. Appena 24 linee di codice, questo è un elemento molto importante perché era facile non sbagliare sostanzialmente in quei codici. Pensate che Android, tanto per citare un software molto in uso e molto diffuso, ha 50 milioni di linee di codice e tendenzialmente si stimano 2 o 3 errori ogni 1000 linee di codice, errori anche umani nella programmazione che poi devono essere corretti, i famosi bug. Quindi immaginate quanto l'evoluzione di questa complessità, quanto ha in qualche maniera reso quasi impossibile, potremmo dire, la gestione della matematica. Ebbene, adesso Alfio ci parlerà anche degli strumenti che abbiamo per gestire questa matematica sempre più complessa. Io partirei proprio da questo, dai famosi algoritmi e dai modelli matematici, un po' come gli strumenti che ci permettono di governare questo caos della matematica, perché da Google in poi una delle parole chiave più utilizzate è stata sicuramente quella di algoritmo. Ma che cos'è un algoritmo? Beh, buongiorno intanto. Algoritmo è una successione di istruzioni chiara, non ambigua, che permette di partire da un presupposto, per esempio dei dati, e arrivare ad una soluzione in maniera non ambigua, in maniera assolutamente deterministica. Quindi l'algoritmo poi si traduce, l'algoritmo traduce un problema matematico che sta alla base, che è quello che esprime poi il processo, il fenomeno, il problema che vogliamo analizzare, e l'algoritmo si traduce poi in un linguaggio di programmazione, le famose linee di codice, che poi verranno digerite dal computer, e il computer darà delle risposte. Quindi l'algoritmo è una, e qui vorrei subito magari deludere molta gente, però l'algoritmo è un mezzo, l'algoritmo non ha dentro l'intelligenza, l'intelligenza viene prima dell'algoritmo, viene nel metodo che traduce il problema e poi l'algoritmo è il veicolo con cui io riesco a passare questo metodo sul computer. Ovviamente gli algoritmi sono onnipresenti perché se non avessimo gli algoritmi non potremmo fare la mediazione fra conoscenza, matematica e computer. L'algoritmo è quello che ci permette di avvicinare la matematica al computer sostanzialmente. Senti, ma una domanda più personale, ma un matematico come te pensa ad algoritmi o pensa come noi normalmente con delle frasi? Cioè, tu quando ti svegli al mattino vedi gli algoritmi che volano nella tua testa come noi vediamo le immagini? Soprattutto no, soprattutto no. No, ripeto, l'algoritmo non è quello che, come dire, non è il frutto della intuizione, non è il frutto della creatività, non è il frutto della conoscenza, è un metodo che ci permette di spostare. Allora, di spostarci dall'ambito in cui esprimiamo la conoscenza alle cose. Potrei
Poi, se vogliamo andare sul personale, penso che io. I sogni di un matematico. Benissimo. Il mio incubo è perdere lo zaino in cui dentro tutto quello che questo è davvero umano. Questo ti rende molto umano. Benissimo. Il sogno di un matematico è quello di dimostrare qualcosa che nessuno ha mai dimostrato nella vita. Questo a molti di voi sembrerà una cosa assolutamente irrilevante o forse addirittura così un po' esotica, no? No, questo è esattamente il punto della questione. Se riuscite a capire una cosa e formalizzarla matematicamente, diciamo idealmente, se riuscite a dimostrare un teorema, avete fatto una conquista fondamentale per il resto dell'umanità. Un teorema è qualcosa che cattura una conoscenza universale e vale per sempre. E sono pochissime le cose che valgono per sempre, ovviamente. No. Il teorema importante, ma vorrei dire un principio importante, poi caliamo su questo in modo concreto, perché una volta ottenuto, una volta dimostrato, beh, quello intanto esprime una conoscenza universale, poi lo potete applicare in una varietà infinita di situazioni. Facciamo degli esempi, qui siamo a sede di sorgente, no? Magari per alcuni di voi sento parlare del secondo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica, e l'avete sicuramente dimenticato e fate benissimo, no? Perfetto. Il secondo principio della termodinamica dice che se prendete un sistema isolato, l'entropia del sistema può solo aumentare. Ora, anche qui dovrete definire così l'entropia, ma diciamo associate l'entropia al concetto di confusione. Oggi in strada c'è molta entropia. Bravissimo, dell'entropia. Abbiamo tutti un concetto, come dire, qualitativo di entropia. Benissimo. L'entropia del sistema può solo aumentare. E dice, perfetto. Allora, questo qui non è un algoritmo, questa non è una battuta, questa è una legge universale che si applica in maniera invariante nel tempo, cioè valeva quando è stata scoperta, varrà tra 1000 anni, se ci saremo ancora, e nello spazio. Ma non solo questo, l'ha applicata in una varietà di contesti incredibili, cioè se io devo progettare un nuovo termovalorizzatore, o una nuova centrale termica, o devo progettare un nuovo forno a microonde che deve cuocere in maniera ottimale il pollo e tutte le parti, eccetera, eccetera, no? Quel principio lì è il principio ispiratore, è il principio che mi guida in quel tipo di scelte, il principio che mi guida in quel tipo di progettazione. Faccio un altro esempio, che fa capire come da un lato ci sia una, come dire, invarianza, quindi un'universalità, una persistenza, vedete la questione, la persistenza. Dal lato una, adesso uso una parolaccia, un polimorfismo. Okay? Se io vado a prendere la legge di Newton, una delle leggi di Newton, Newton è un nome importante, no? Incidentalmente i teoremi o queste scoperte in genere hanno un nome, un cognome vicino. Questo per dire che, insomma, voglio dire, oggi diremmo l'hai brevettato. No, c'è adesso il mio nome, basta questo. No? Ok, Newton dice... Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria. Questo è molto intuitivo, no? Tradotto, se avete due sistemi che cooperano, no? Uno e l'altro, la forza che un sistema scambia, il sistema A scambia con il sistema B, è bilanciata dalla forza che il sistema B scambia con il sistema A. Se devo progettare un ponte sospeso, le forze sono, per esempio, la forza del vento, che va, il sistema 1, che il sistema A, che va a impattare sul sistema B. E poi il ponte che si sposta, che ha la sua forza intrinseca, perché è una struttura, no? Lui trasferirà energia. Allora, questo principio, che si formula con una riga, io lo uso come principio ispiratore per progettare un nuovo ponte, o progettare una nuova idea di ponte, una nuova idea di ponte, quindi nessuno ha mai pensato. No? Ma uno dice, va bene, ok, però forse posso anche usare un esperimento, posso usare un laboratorio. Ma il laboratorio lo usi intanto in condizioni, se devo fare un ponte lungo 3 km, e non faccio un esperimento in laboratorio, farò un esperimento in scala, quindi su una scala ridotta, quindi con tutte le problematiche, eccetera. Ma il problema è che io quel principio lo applico anche, non al ponte, lo applico al cuore. Se io voglio sapere se la valvola cardiaca funzionerà bene o non funzionerà bene, no? Allora ho un sistema meccanico... Questa è una domanda... Facciamo tutto? No, questa è una domanda alla quale tutti noi vorremmo una risposta, eh. Ecco, perfetto. È molto personale. Allora, voglio dire, se io devo sapere... Quel cuore umano specifico di quella persona, che è il paziente che va nell'ospedale specificamente un problema patologico, no? Una patologia di funzionamento del cuore, e voglio capire come funziona la sua valvola aortica. La valvola aortica è una valvola importante che mette in comunicazione il ventricolo sinistro, quello che pompa sangue, e l'aorta che poi manda questo sangue nelle, diciamo, miliardi di cellule del nostro corpo, no? E rende possibile la nostra vita. Ecco, se voglio vedere come quella valvola funziona, io ho un sistema, anzi ho due sistemi, ho la valvola stessa, l'equivalente del ponte, io ho il fluido, là c'era il vento, qui ho il sangue,
ma il principio di Newton continua a valere. Allora, quella è la conoscenza. Poi dopo, quando la voglio usare per fare la simulazione, portarla al computer, userò l'algoritmo. Ma ripeto, l'algoritmo è la bicicletta con cui mi sposto da qui a là. Io devo avere un'idea di spostamento, devo sapere dove andare e perché devo andare. Questa è la conoscenza che esprimo a monte. E questo, ripeto, è qualcosa di invariante. Quindi il sogno di un matematico è il sogno di uno scienziato qualsiasi, qualunque, è quello di scoprire delle cose che nessun altro ha scoperto. Il biologo vorrà scoprire una nuova sequenza di DNA per una nuova pianta, diciamo, esotica, per dire, oppure un nuovo batterio, e il matematico sogna di dimostrare i teoremi, perché questo è il modo in cui trasferisce questo suo patrimonio, diciamo, è il suo tesoro che dà in mano alla comunità. Peraltro talvolta è anche un lavoro collettivo in qualche maniera. Ecco, bellissima domanda. Allora, fare delle lezioni di matematica per arrivare alla conclusione bellissima domanda. Allora, se torniamo indietro nel tempo nell'Ottocento, nel Novecento, abbiamo tanti nomi, o anche prima, 600, abbiamo tanti nomi che siamo in mente. Pensate a Galileo, pensate a Newton, per fare due nomi importanti, no? Ecco, questi erano mostri assoluti, forse anche irriproducibili oggi, no? Nemmeno Einstein era probabilmente a quel livello. Cioè, persone che avevano una conoscenza del perimetro della scienza, erano all'interno di questo perimetro, dominavano completamente il problema e cercavano di usare la loro conoscenza per arrivare a delle conclusioni che nessun altro sarebbe stato in grado di acquisire, se non altro perché quegli altri erano di fuori quel perimetro, di quel primo intelligenza, quel primo di conoscenza. Oggi quasi tutti i lavori sono collettivi. Se prendete gli ultimi Nobel, è quasi imbarazzante vedere che ormai non siete, a parte ai letterati, no? Ma se andate nelle scienze dure, è quasi imbarazzante vedere che quasi mai si dà il Nobel a una persona sola, no? Sono sempre sforzi collettivi. Se andate a vedere le grandi scoperte della fisica delle particelle, quindi il bosone di Stato, per dirvi qualcosa che ha una risonanza nazionale, no? Beh, trovate degli articoli firmati da 100 persone. No? Ora, quella è un po' un'esagerazione se vogliamo, ma chiaramente è un'esagerazione dovuta al fatto che uno deve mettere in piedi il LEP, quindi l'acceleratore di particelle, quindi c'è bisogno della conoscenza di ingegneria, di design concettuale del progetto, di chi fa l'esperimento, di chi cerca di sviluppare una nuova teoria, eccetera, eccetera. Ed è la stessa cosa in matematica, ci sono degli sviluppi molto verticali. Forse avete sentito parlare dell'ultimo teorema di Fermat, dimostrato, adesso non ricordo precisamente, una trentina, venti anni fa, circa, negli anni 90, da Henry Wiles, ed è il lavoro di un monaco trappista, no? Uno che ha dedicato la sua vita a quella cosa. Ci sono ancora persone di questo tipo, ci sono matematici che dedicano la loro vita ad una singola conquista, e magari non riusciranno mai. Non riusciranno, ecco, questo è un aspetto della questione che vorrei sviluppare. Poi veniamo al discorso collettivo. Ora, quante volte vi è capitato nella vostra vita di pensare ad una cosa, non riuscire ad andarcene fuori e poi all'improvviso, magari state facendo una cosa totalmente diversa e viene la scintilla? Ecco, il lavoro individuale di un matematico, di uno scienziato, vive tanti momenti di questo tipo, cioè tantissima riflessione che porta a nulla, magari anche per anni. Non è il mio caso, io faccio un lavoro più collettivo, ma ho incominciato così anch'io quando mi sono laureato, e nei primi 10 anni della mia vita da matematico. Però è il mio caso, perché anch'io rifletto moltissimo e non arrivo a nulla. Ottimo. Ma la cosa che ti può assicurare, spero, è che il tuo cervello crea, no? Si allena, esatto. Si allena, quindi viene un'intelligenza artificiale. Cioè i tuoi neuroni, i tuoi assoni, i tuoi dendriti, loro lavorano per te. E quindi a un certo punto non arriva a nulla perché manca la connessione finale, e quando la connessione finale arriva, e magari la fine di un processo importante, ha già creato una rete all'interno di migliaia di relazioni, manca l'ultimo, quando arriva l'ultima relazione, arriva il miracolo, no? Ecco, lo scienziato che fa ricerca di base verticale funziona così. Lo scienziato che lavora in un team, e ovviamente questo dipende molto dal tipo di lavoro che lo fa, cerca di importare la conoscenza degli altri, di scambiare la conoscenza con gli altri. E vorrei prendere questo come paradigma di una discussione più generale, no? La scienza progredisce sulle spalle dei giganti.
Questa è un'espressione che sentiamo dire molto spesso, no? Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che Henry Wise, torniamo prima, no? Che pure era l'esempio paradigma dello scienziato isolato, solitario, che si è isolato per tanti anni dal mondo, il mondo vuol dire anche dalla sua famiglia, no? Completamente isolato, alla fine arriva a dimostrare una cosa, l'ultimo teorema di Fermat, su cui ha lavorato migliaia di menti fantastiche per 200 anni. No? E è l'ultimo che prende la staffetta, ma quella staffetta lì porta dentro la conoscenza di tutti gli altri, cioè è una montagna che tu stai creando anche inconsapevolmente, e poi ci sarà qualcuno che magari tra 10 anni, 20 anni, a volte in matematica tra 200 anni, arriva a fare l'ultimo passo sulla montagna, ma se gli altri non fossero arrivati lì non arriveresti lì. E questa è un'idea che spesso c'è un po' romantico dello scienziato, no? Quello che vive da solo e si costruisce la nuova conoscenza. Oggi è sempre più difficile, perché la nostra conoscenza è talmente vasta, è talmente consolidata, che pensare che uno possa riscoprire tutto da solo è un po' semplicistico e non funziona così. Ma veniamo al collegamento con le macchine e anche con l'intelligenza artificiale, perché ci hai spiegato benissimo come ci sia questo spazio che è quello della conoscenza che progredisce grazie alla mente umana, e in qualche maniera ci hai spiegato anche che non dobbiamo temere, perché questo spazio, diciamo, della riflessione, della, sia collettiva sia individuale, continua a rimanere. Poi ci sono gli algoritmi che in qualche maniera ci permettono, come una bicicletta, di raggiungere il mondo delle macchine. Ci puoi spiegare qual è il contributo di questo mondo delle macchine? Perché immagino che stiano cambiando moltissimo il lavoro della scienza, il lavoro dello scienziato e del matematico. Certo. Allora, adesso per semplificare un po' la discussione, altrimenti andiamo a toccare magari degli aspetti un po' tecnici, vorrei quindi banalizzarli un po'. Quando si semplifica si banalizza, ma spero di non banalizzarla nel senso di banalizzarla nel senso di, come dire, gli inglesi dicono trivial, no? Trivial vuol dire elementare, ma insomma non si svilisce poi l'informazione. Prima dell'intelligenza artificiale, concetto molto vago, molto buzzword, poi possiamo parlarne, no? Prima dell'intelligenza artificiale c'erano i computer, ci sono anche adesso, voglio dire, no? Prima c'erano solo i computer che aiutavano le persone a risolvere i problemi. E il computer, prima dell'intelligenza artificiale, ripeto, sto un po' semplificando la discussione, lo sto un po' polarizzando, però insomma, voglio dire, vedete che poi non sarà troppo semplicistica. Il computer era un puro strumento. Cosa fa il computer? Strumento di efficienza, diciamo. Esatto. Il computer non aveva intelligenza, e in genere non ha intelligenza da solo, no? Il computer sa fare due cose, sostanzialmente, che noi facciamo molto a fatica, no? E sono delle cose banali per certi aspetti. Sa memorizzare, quindi mette a disposizione delle memorie fantastiche, quindi possiamo buttare dentro quello che ci pare, no? Milioni, miliardi, megabyte, terabyte, petabyte, exabyte, whatever byte, no? Okay. Memoria. E poi rapidità di calcolo. Quale tipo di calcolo? Siete stupiti, non pensate, ma lo sapete, insomma, no? Il computer fa soltanto un tipo di calcolo elementare, fa le quattro operazioni elementari. Le quattro, moltiplicazione, somma, sottrazione, divisione, no? Più fa confronti fra numeri, perché fa, se devo dire se 28 è maggiore di 24, no, il computer 28 è maggiore di 24, il computer fa 28 meno 24 e confronta con 0, quindi siamo a livello delle fatte operazioni mentali. Quindi macchine straordinariamente rapide, potenti, per, come dire, fare quello che una volta facevano gli umani, ma una volta, voglio dire, fino a 60 anni fa. I primi modelli, i primi usi del computer veramente efficienti sono degli anni, cioè, primissimi degli anni 40, quindi poi arriva von Neumann e poi lo usano per progettare la bomba atomica, come sapete, eccetera, eccetera. Ma insomma, se andiamo indietro di 80 anni nella storia, c'eravamo noi che facevamo i conti a mano. Cioè, il computer ci dà una mano fantastica. Sarebbe come dire, invece di dare il campo con la zappa, scusate, molto poco digital, molto, molto low tech, no? Invece di dare il campo con la zappa, uso un aratro e vabbè, questo computer faceva l'aratro sostanzialmente. No? Perfetto. Oggi gli stiamo chiedendo delle cose molto diverse. Oggi stiamo chiedendo al computer di diventare il surrogato della nostra testa, no? Intelligenza artificiale. Ovvero, cerca di mimare tu computer, di simulare il comportamento, come dire, neurocognitivo, cognitivo umano.
Gli stiamo chiedendo questo oggi. Quindi cambi completamente il paradigma. Allora dobbiamo allenarlo, machine learning, dobbiamo allenarlo, dobbiamo come dire, chiedere al computer che impari. Non ho mai imparato il computer prima, no? Prima che parlassimo di intelligenza artificiale e machine learning, che impari. E quindi parte il machine learning, che non è una scoperta di oggi, anche se oggi c'è questo boom, se uno non usa una... andate, siete invitati da qualche parte, se non usate almeno una volta alla sera il big data oppure il machine learning o le reti neurali, pensano che voi veniate in un mondo diverso ormai, no? Ma la definizione di machine learning è del 1959, 60 anni, silente per tutto questo tempo. Oggi sembra che non possiamo vivere senza machine learning. Allora, come fa il computer a imparare? Il computer a imparare non è che impari perché ha un'intelligenza autonoma, no, gli devo mettere un po' di intelligenza io, altrimenti il computer continua a fare quello che fa benissimo, cioè quello che si dice il number crunching, no? Devo cominciare ad addestrarlo, ad allenarlo, così come fate imparare un bambino a attraversare la strada spiegandogli prima che devi stare attento, guardarsi intorno, fare un passo, correre, insomma, capire il contesto. Ecco, deve capire il contesto. E come gli fate capire il contesto? Mandandolo in palestra, sostanzialmente, se mi consigli questo termine, cioè facendogli macinare situazioni, dati. Qui entra il big data, no? Avete bisogno di dati per allenare un computer. Computer, dimmi come sarà il traffico a Milano oggi. Io gli dico al computer, sto un po' semplificando, no? Oggi è una giornata in cui, cos'è, intanto un giovedì, quindi piena stagione, quindi lontano dalle vacanze, quindi ho una serie storica di dati del giovedì, no? Di giornate di questo tipo, glieli do al computer, il computer si addestra a capire e poi cerca di lui dirmi come sarà il traffico, no? Il computer lo alleno sulla base di una conoscenza che deriva dai dati, quindi da situazioni già vissute. Il computer non sta creando nulla, il computer non sta creando il secondo principio della termodinamica, il computer non sta creando l'equazione, poi parliamo di equazione, prima volta parliamo. Il computer non sta parlando di equazione che esprime il comportamento del traffico, non a Milano di giovedì, ma di qualunque città del mondo in un qualunque momento, l'equazione del traffico. Il computer quella non la farà mai. I fisici, i matematici, gli ingegneri la faranno, il computer non la farà mai. Il computer si addestra sui dati, quindi gli fate training sui dati, poi gli fate test sui dati, magari cambiate i dati e li ho testati per vedere se ha imparato bene o non ha imparato bene. Il computer non sta producendo nuova conoscenza, questo è il mio punto di vista. Ovviamente sta parlando di un argomento difficile, anche un po' delicato, eccetera. Questo è il mio punto di vista. Allora, ovviamente una risorsa fondamentale, attenzione, per me, io ho un atteggiamento estremamente laico su queste cose, questa per me è nuova conoscenza, in qualunque modo la si voglia battezzare, nuova conoscenza, che deve cooperare con la conoscenza esistente. Io vedo un approccio cooperativo tra queste cose, l'intelligenza artificiale, il machine learning, e le cose di cui vi parlavo prima. L'intelligenza espressa era chiusa, catturata in un'equazione. Se catturato un fenomeno con un'equazione, ripeto, quello è un patrimonio per tutta l'umanità, che resta sempre vero. Io vedo queste due cose in maniera molto cooperativa. Quindi vedo l'intelligenza artificiale come uno strumento addizionale, straordinariamente potente, da affiancare a quella che è l'intelligenza che l'universo ha espresso finora. Le famose equazioni di cui vi parlavo prima sono il modo per mettere nero su bianco, una volta per tutte, delle questioni difficilissime, ma racchiuderle, catturare in uno scrigno. E quello è per sempre, e quella è una verità totale. Se ho l'equazione del traffico, la applico, vi ripeto, nel mio paesino, nella grande città, in un contesto totalmente diverso. E l'altra questione molto importante, credo, forse molto credo, non lo so, è che l'equazione che cattura un fenomeno la potete usare anche in un contesto in cui mancano completamente i dati, perché volete creare una nuova cosa. Se io devo progettare un nuovo aereo con 4 ali anziché con 2 ali, o con 3 motori anziché 2 motori, e finora ho solo progettato aerei con 2 ali e non con 4, non è vero, lo sto facendo un esempio, no? Okay. Mi mancheranno completamente i dati. Come faccio ad addestrare la mia rete neurale per
creare conoscenza per dirmi come si comporterà quell'aereo. Molto verosimilmente quella rete neurale lì, quel machine learning che ho creato, non mi aiuterà a capire come si comporterà il nuovo aereo. Se io uso delle equazioni, che non vi sto a dire adesso, ma le equazioni che descrivono il comportamento della dinamica dei fluidi in senso lato, quelle valgono per l'aereo dei fratelli Wright, valgono per il Concorde, valgono per l'aereo più moderno che abbiamo oggi e valgono per l'aereo che non è nemmeno pensato di immaginare di concepire domani, perché quello mi dice come si comporta un mezzo qualunque che va in un altro mezzo che è il fluido e come le due cose si muovono. E se devo calcolare la portanza o la resistenza, che sono due elementi fondamentali delle ali, eccetera, quelle equazioni mi diranno come si comporterà. Se domani mattina, intanto che stai pensando di scrivere un articolo per uomo della strada, stai pensando agli affari tuoi, no? Stai pensando alla tua squadra di calcio e per qualche ragione il tuo cervello fa partire una sinapsi e ti dice: ah, che bello, mi piacerebbe volare su un aereo che invece di avere le ali così ha le ali così, eccetera, no? Allora, se usi l'equazione, l'equazione ti dice immediatamente, cioè se ne sono naturalmente, no, quindi proprio immediatamente, se quella roba funzionerà o non funzionerà. Cioè, questa per me è creatività, perché è qualcosa che può, adesso dico la parolona, veramente assecondare i tuoi sogni, o le tue intuizioni, o le tue, come dire, elucubrazioni, no? Adesso trasferite dall'aereo con qualunque altro tipo di contesto. Se voglio creare una nuova protesi per il cuore e sono un medico, un chirurgo e mi viene un'idea magari anche che gli altri giudicherebbero strampalata, no? E non c'è nessun per il momento intelligenza artificiale che possa aiutare, però ci sono dei criteri a cui tu ti puoi appellare, no? Sono delle equazioni che regolano il comportamento del tuo cuore, il ritmo del tuo cuore, campo elettrico sul cuore, piuttosto che la dinamica del ventricolo e degli atri, piuttosto che il comportamento del miocardio, no? Il muscolo, eccetera. E quello tu lo applichi, dice: ah, io mi riesco a imparare una nuova valvola cardiaca o di una nuova operazione. Sai, nascono dei bambini che hanno purtroppo delle malattie congenite e hanno un ventricolo piuttosto che due, oppure hanno delle patologie pazzesche, no? E io, medico, devo creare un intervento chirurgico che nessuno ha mai fatto prima. Allora, quello che noi cerchiamo di fare, non siamo ancora a quel livello lì in maniera standard, però alcuni esempi già li abbiamo, no? Quello che noi cerchiamo di fare è vedere con le equazioni se quella roba lì è sostenibile prima di fare l'intervento, in modo tale che il medico, e possiamo esplorare diversi scenari, in modo tale che il medico possa poi intervenire e magari avere un tasso di rischio più basso. Ecco, ma tutto questo mondo di equazioni, di leggi universali, chiamiamole sì, così, ci aiutano anche a governare ex post quello che fanno le macchine. Mi spiego, uno dei grossi problemi attuali è che ci stiamo affidando sempre di più alle macchine, ai computer, a quella che definiamo intelligenza artificiale in maniera generica. Evidentemente il risultato di questo affidarsi alle macchine spesso è legato a una serie di errori che non riusciamo a decifrare inizialmente. Prima vi parlavo del tema degli sviluppatori che, avendo questi milioni e milioni di linee di codice, chiaramente fanno umanamente degli errori e poi in qualche maniera bisogna tornare indietro per tentare di pulire queste informazioni. Pensate che Guerra e Pace conteneva 500.000 linee, quindi abbiamo detto Android 50 milioni di linee, capite che la complessità di un software come quello che utilizziamo sui nostri telefonini. L'altro elemento chiave è che nell'imparare da questi dati di cui parlavi tu, i computer spesso fanno degli errori, i computer, l'intelligenza artificiale fanno degli errori anche molto grossolani. Proprio due giorni fa abbiamo fatto un dibattito sull'intelligenza artificiale al Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci con il CNR, ci facevano vedere come hanno tentato di insegnare ai computer a distinguere gli ASCII dai lupi. E inizialmente il risultato di questa capacità di distinguere queste due specie sembrava essere abbastanza positiva. Poi hanno scoperto che in realtà il computer iniziava a fare una serie di errori man mano che i test si complicavano. Ebbene, alla fine hanno compreso che la variabile fondamentale per il computer era semplicemente la neve dietro le spalle. Quindi l'ASCII era quello che stava normalmente in un contesto nevoso, in montagna, e il lupo era quello che era nella foresta. Guardate, questo è un esempio che fa ridere, ma vi racconto un altro esempio. Una società di droidi militari americana ha tentato di insegnare a questi droidi a riconoscere i carri armati nemici.
cosa hanno fatto per insegnare questa cosa? Hanno fatto studiare la guerra in Iraq. Ebbene, anche qui c'è stato diciamo, un percorso molto simile, perché all'inizio sembrava che questi droidi, che dovevano anche prendere la decisione se sparare o meno in maniera autonoma, sembrava che questi droidi avessero compreso quali erano i tank nemici. Alla fine si è scoperto che in realtà i carri armati nemici per questo computer erano semplicemente quelli che erano nel deserto in condizioni meteorologiche molto, molto complicate. Quindi carro armato nel deserto iracheno, quindi nemico, carro armato in un'altra situazione amico. Quindi diciamo, queste leggi ci aiutano poi a correggere i grossolani allora, errori dell'intelligenza artificiale. Noi non siamo messi d'accordo sostanzialmente su nulla, non siamo sentiti un minuto la settimana scorsa, intanto che io stavo facendo altre cose, eccetera. Però fornisce degli assist bellissimi, no? Di contesto. Allora io vorrei sintetizzare quello che tu hai detto con una informazione, con una battuta. Intanto questo è veramente il dominio dell'intelligenza artificiale, no? Image recognition, speech recognition, natural language processing, eccetera, eccetera. Quindi oggi la grande sfida è, adesso voi mi state riprendendo e il computer dice, senza sapere che io sono qui, mi sta riprendendo qualunque persona sulla strada, e il computer dice, quello lì è Mario Rossi, no? Quindi riconoscimento facciale, oppure sentite la mia voce, senza sapere chi sono, eccetera, eccetera, e dalla mia voce segnale, il computer riesce a capire che il web riesce a capire che è la voce mia e non tua, per esempio. Ok, vi ho detto prima che non siamo assolutamente laici sul problema. Questi sono ambiti in cui l'intelligenza artificiale ha fatto dei progressi straordinari. Cioè, pensate a 10 anni fa, quando dovevate parlare per prenotare un albergo o chiedere a qualcuno, no, di qualcuno, voglio dire, un sistema digitale, che di organizzare il vostro viaggio, no? Fallimento totale, no? Nelle università di tutto il mondo, quelle in cui si parlava di intelligenza artificiale, si cercava di mettere a punto algoritmi che permettessero di fare questo. Oggi funziona benissimo. Riconoscimento, è un cane o un gatto? Funziona quasi sempre, no? È un husky oppure un lupo, non so cosa dice, lupo, perfetto. Funziona quasi sempre, a volte non funziona, eccetera. Quando non funziona, qui ho fatto due esempi per me magnifici, no? Quando non funziona, e come hai fatto a farlo funzionare? Quando hai tenuto conto del contesto. Ecco, questo è esattamente il mio punto. Allora, noi abbiamo tantissimi dati nella nostra vita. Questa è, adesso una astrazione del concetto. Questo, noi abbiamo tantissimi dati nella nostra vita. L'intelligenza artificiale, il machine learning, vuole passare da qui a qui, da qui a qui, direttamente. Voglio estrarre una soluzione, quello che essa sia, dalla conoscenza del dato. Il modello, la matematica, la fisica, la scienza, interpone un elemento che non è un elemento di studio, è un elemento di conoscenza, ed è il modello. Qui sta dentro la conoscenza espressa. Allora, il mio dato, con questa conoscenza, trova soluzioni. La conoscenza è il contesto. Nel caso che tu hai citato, il contesto è relativamente semplice, no? Vorrei dire quasi binario, no? C'era neve, non c'era neve, il deserto, non il deserto. Ma nel caso generale, se devo progettare un nuovo aereo, tornando al discorso di prima, un nuovo automobile di Formula 1, o una nuova bicicletta a corsa, no? Una nuova barca a vela, no? O una nuova valvola cardiaca, o qualunque altra cosa, il contesto è fondamentale, perché il contesto è quello che mi dice qual è il processo che sta dietro al problema. È la dinamica di un corpo nell'aria, è lo spostamento di una valvola all'interno di un fluido che è un liquido, è il fatto che questi oggetti stanno muovendo nel deserto e quindi in certe condizioni che riesco a rappresentare. Allora, qui sta la conoscenza. Questa conoscenza non è variabile. Questa è la parte invariante del problema. Questa conoscenza è lì per sempre. Una volta che l'hai catturata, no, è una crisalide, è lì. Questa non la cambia più nessuno. Questa, con i dati, diventa la vera potenza. Il data science, l'intelligenza artificiale, il modeling, insieme diventa la vera conoscenza oggi. Io lo vedo come un game cooperativo, non competitivo. E ovviamente qui sono anche tante implicazioni filosofiche, etiche, eccetera, no? Ne avete parlato con Luciano Floridi un mese fa, no? Voglio dire, c'è qualcuno che definisce l'intelligenza, che ha definito l'intelligenza artificiale come whatever a human being cannot do, no? Qualunque cosa che un essere umano non può fare. E addirittura questa persona è nota in letteratura e questa cosa è nota in letteratura come il teorema di Tesla, come un teorema. Questo per un matematico è come dire che aia, tua moglie sta facendo le cose che tu non sai, no? Cioè, è pazzesco.
che noi usiamo tipicamente il teorema di, la congettura di, eccetera. Questo non è un teorema. Il teorema è qualcosa che vale, che si dimostra e poi è lì. Questa è una battuta illuminata, se vuoi, no? Cioè prospettica, eccetera, eccetera, è una battuta. Allora, però questo è, come dire, legittima tante persone in ambito industriale, in ambito accademico, nella computer science, a pensare che tutta la conoscenza sia estraibile dal dato. Per me questo è un errore fondamentale. Se io vi dessi, e non lo faccio perché voglio risparmiare, diciamo, la vostra tranquillità, ma se vi dessi una stringa di 1 milione di informazioni, di dati, no? Che esprimono una velocità, ognuno esprime una velocità, no? E non vi dicessi niente, no? Quei dati lì che esprimono quella velocità potrebbero essere la velocità di un fluido in un nuovo compressore, potrebbero essere la velocità di automobili, stiamo vedendo in un certo contesto, potrebbe essere la velocità di trasmissione di informazione, eccetera, eccetera. Ovviamente il machine learning e la scienza dei dati si accanisce su quello e da lì vuole stare la soluzione. Il modello ti dice, calma un attimo, stiamo parlando di un compressore, sta parlando di fluidi di traffico, di flussi di traffico, sta parlando di cash flow, eccetera, eccetera. Allora ci metto la conoscenza. Ecco, questa per me è qualcosa di assolutamente essenziale. Il machine learning, l'intelligenza artificiale, la data science oggi sono qualcosa che ha un'importanza capitale per chi fa questo mestiere, come me e come tanti altri scienziati. Perché questo è qualcosa che alimenta il mio modello. Paradossalmente, non paradossalmente, sembra paradossale, ma in realtà è assolutamente funzionale, il mio modello aiuta moltissimo data science. Il mio modello ti aiuta a fare un modello di rappresentazione dei dati, cioè pone dentro l'intelligenza nel dato, addirittura ritroso, mette l'intelligenza nel dato, suggerisce un criterio di analisi del dato, scusate, di analisi del dato, e ci permette anche di pulirli, assolutamente, dei nostri problemi, li classifichi, li filtri, li filtri, li classifichi, li clusterizzi, no? Li distingui, eccetera. Questo è il punto di partenza assolutamente fondamentale. Ma il modello ti permette addirittura di addestrare la rete neurale. Cioè, se io devo simulare, torniamo al cuore umano, ma possiamo fare qualunque altro esempio, no? Se devo simulare come un cuore umano si comporterà, nell'ipotesi che tu introduci un tipo di operazione che nessuno ha mai introdotto, no? Sapete che i progressi dell'umanità sono questi, no? Arriva il Debecky, arriva Barnard, che fanno delle operazioni che nessuno ha mai fatto prima, no? Okay. Allora, non ho dati, non ho conoscenza, no? Allora io posso fornire dati descrivendo scenari col modello e dandogli questo oggetto qui, che poi farà il machine learning, farà l'intelligenza artificiale. Addirittura posso io fornire dati in casi in cui i dati non siano disponibili. Pensate quando facciamo proiezioni sulla, come dire, quale sarà l'innalzamento della temperatura tra 50 anni, 100 anni. Sarà 1.5, nel quel caso tutti siamo relativamente tranquilli, o sarà 3. Nel quel caso una buona parte di noi vivrà in condizioni pazzesche se vivrà, no? 1.5 a 3 è poco, se vogliamo, no? Ma ha un impatto fantastico, cioè drammatico, volevo dire, ma importantissimo. Non ho dati. Lì, e qui introduco un altro concetto, introduco il concetto della previsione, della simulazione. Non ho dati, però un modello che è basato sulle leggi fisiche, che mi permette di capire come la fisica dell'atmosfera si comporterà, e quindi posso io creare dati sintetici. Mi sembra che ho visto il tuo articolo bellissimo sull'intervista a Floridi, si parlasse di dati freddi, no? Ok? Cioè io posso fornire dati freddi in questo caso, posso creare qui una serie di scenari e poi risolvere queste equazioni complicatissime e produrre informazioni che posso dare in pasto poi a un sistema di intelligenza artificiale, il quale mi aiuterà a capire forse meglio, perché analizza una qualità di dati pazzesca con delle regole sue, no? Certe conseguenze. Ecco, io vedo queste due cose in maniera assolutamente cooperativa ed è un'opportunità fondamentale e fantastica che tutti noi abbiamo. Sono molto più scettico sul fatto che oggi, domani non lo so, tra 10 anni non lo so, oggi la conoscenza si possa estrarre dal dato. Il secondo principio della termodinamica, o la legge di Newton, o la legge di Maxwell, che vi dice le equazioni di Maxwell che vi dicono come il potenziale elettrico si distribuisce in ogni punto di questa stanza, per vedere il fatto che abbiamo delle sorgenti elettriche e abbiamo tutti in tasca un cellulare che ovviamente è un'altra sorgente elettrica, eccetera, eccetera. Le equazioni di Maxwell che vi dicono che una singola equazione, una linea, non di codice, ma una linea, diciamo, no, un'equazione, come sarà il potenziale elettrico in questa stanza, o il potenziale elettrico in qualunque altro contesto che vi possa venire in mente,
quello non lo estraete dal dato. Quella è conoscenza pura, viva e finale e definitiva. Quindi un filè fatto a misteri, no? Ok, ci sono tanti ambiti di conoscenza che devono oggi sempre di più coesistere e non competere. Io sono estremamente preoccupato del fatto che ci sia invece, anche per questioni di ignoranza, in senso lato, lo sperimentiamo nella nostra vita quotidiana, siamo bombardati da fake news ad ogni livello, non potete non pensare che questo tipo di atteggiamento mentale non permei fino ai livelli superiori in cui si fa scienza, no? Ecco, queste polarizzazioni sono pericolosissime. Oggi abbiamo la fortuna di poter beneficiare i calcolatori, non solo potentissimi come una volta, ma addirittura, non voglio dire pensanti perché è quello che non credo, ma addestrati a fare dei ragionamenti sulla base, diciamo, delle informazioni che noi gli diamo e metterli in cooperazione con la conoscenza che è cristallizzata e che è lì per esprimere dei valori fondamentali e delle leggi fondamentali di natura. Senti, mi sembra che ci fosse quasi un allarme sociale in quest'ultima cosa che hai detto. Quindi se oggi una persona, un ragazzo dice è inutile che mi metta a fare il matematico, perché in realtà tanto il computer, l'intelligenza artificiale farà il matematico al posto mio, sta commettendo un gravissimo errore. Assolutamente, anzi farei un downscale di questo tipo di affermazioni. Questo è già, siamo già a un livello superiore, non pensiamo a un livello molto più basso, no? Adesso lo calo nel contesto in cui io mi muovo, però accademico, no? Software, sappiamo tutti, sono dei software che risolvono quasi ogni tipo di problema, no? Perfetto. Allora, perché? Ma andate ancora a livello più basso, avete i figli, no? Che vanno al liceo, che vanno a... Perché devo imparare le derivate? Perché devo imparare il teorema di Pitagora? Ma vado su Wikipedia e lo trovo il teorema di Pitagora. O vado su qualunque clicco da qualunque parte e mi trovo come è definita la derivata, no? E certo, una tentazione, no? Ma io non mi possesserò mai una conoscenza. Cioè, soddisferò un problema locale, ma non riuscirò mai a esprimere conoscenza mia in maniera autonoma. No? Non avrò competenza di nulla, no? Io non sarò nessuno. Io sono la mia memoria e la mia conoscenza. Lì non ho conoscenza, lì non sviluppo conoscenza. Pensare che dal dato si possa estrarre tutto, ignorando i processi fondamentali, no? È ovviamente assurdo, perché, ripeto, il dato è un'entità anonima. Vi dicevo prima, la stringa di valori della velocità, che può rappresentare il processo, è un processo totalmente diverso. Se non so qual è il processo che sta alla base della generazione dei dati, perdo una fetta di conoscenza fantastica, una fetta di informazione fantastica, posso arrivare a fare degli errori pazzeschi. Allora, tradotto nel linguaggio comune, no? L'algoritmo, visto che sei partito da lì, no? Ma quante volte noi leggiamo e sentiamo parlare di algoritmo in maniera assolutamente impropria? Cos'è l'algoritmo? Demonizzatissimo oggi, no? Nella stampa. E l'algoritmo è qualcosa che decide se tu devi innamorarti oppure no. No? Decidi se quella è la persona giusta per te oppure no, decidi qual è il libro da leggere, tutto, no? Cioè l'algoritmo nell'accezione normale, ormai vorrei dire popolare, è quella cosa, è il tuo avatar, no? Cioè è quella cosa che si sostituisce a te e fa le cose e ti dice le cose, ti fa capire le cose che tu non sai, a cui tu non hai neanche riflettuto, eccetera eccetera. Pazzesco. L'algoritmo è la bicicletta, l'algoritmo è uno strumento fondamentale. Se prima hai una persona che sa come usare la bicicletta e sa perché la sta usando e sa dove vuole andare, no? L'algoritmo non è la tua vita, non è quello che sostituisce te, il tuo processo, il tuo essere, il tuo, capisci, no? Decide se quella persona ti piace o non ti piace. Ecco, se usassimo l'algoritmo per trovare l'anima gemella, probabilmente l'algoritmo ci darebbe l'idea di una persona che ha certi, come dire, connotati geometrici, bellezze, di strutture, eccetera, eccetera, e poi magari una persona che è totalmente estranea al tuo mondo, totalmente incapace di lavorare con te, che non ti crea nessuna emozione, cioè, a dire, come fai a far creare l'emozione all'algoritmo? Come fai a far creare, come dire, un'empatia? No. Ecco, io trovo, e prendiamoci qui, insomma, no? Ma trovo questo come, diciamo, l'ennesimo esempio di aridità del nostro essere, del nostro porci, in maniera globale. Cioè quando noi ci relazioniamo con un'altra persona, ci relazioniamo in maniera globale, no? Ecco, riprendendo ancora quello che diceva, forse lo dicevo, diciamo, Florian, non mi ricordo se lo citava. Ecco, è la semantica rispetto alla sintassi.
non è l'insieme di regole. Tu non ti comporti sulla base di un insieme di regole. Tu vuoi uscire dalle regole quando sei ad uscire dalle regole. Vuoi essere, come dire, empatico nei confronti di certe persone, per essere rigoroso nei confronti di altre persone, per esempio, no? In funzione del contesto. Non è la regola che ti dice com'è il tuo comportamento ideale. Non esiste questa regola. E se esiste, se qualcuno pretende di fare un algoritmo che introduce questa regola, beh, sta mortificando il tuo... Sì, si chiama dittatura. L'algoritmo della dittatura. Abbiamo già sperimentato. Senti, stanno iniziando mortificando le tue persone e tu hai tradotto in termini corretti. Sono rifatto alla storia. Senti, ci vuoi spiegare anche... come viene utilizzata la matematica di Quarteroni? Non cito questa frase a caso perché nei giorni scorsi ho messo sui social network, ho anticipato che avremmo avuto questa discussione, e alcuni ragazzi che io non conosco hanno scritto sui social: ah, mi ricordo ancora quando studiamo matematica sui libri di Quarteroni, quindi c'è una matematica di Quarteroni. Ci vuoi aiutare a capire come viene utilizzata anche in contesti che potrebbero sembrare, diciamo, molto molto quotidiani, come lo sport, per esempio? Ah, diciamo più in generale, no? Qui c'è la famosa, diciamo, la struttura semplice, insomma, per capire. Noi partiamo da un problema. Nello sport vogliamo, come dire, aiutare a fare la nuova automobile di Formula 1, vogliamo... qui ci sono delle persone che, diciamo, vengono dal mondo esattamente dalla matematica applicata allo sport, no? Di math and sport. Vogliamo aiutare un coach di volley piuttosto che di calcio a ottenere la performance migliore dei suoi atleti, oppure organizzare meglio le sue squadre in modo tale che sia vincente. Oppure vogliamo capire come si comporterà un terremoto quando agirà, diciamo, quando impatterà sulle nostre vite, ovvero arriverà in superficie, andrà a creare uno scuotimento e quindi creare dei danni, eccetera, oppure ancora come si comporta le nostre coronarie nel caso in cui ci sia un blocco e quindi ci possono essere un problema di perfusione del muscolo cardiaco, eccetera, eccetera. Tutti questi casi totalmente diversi uno dall'altro, oppure ancora come ci fosse un rilascio accidentale di un inquinante, non so, passa una nave nella laguna di Venezia e c'è un incidente, quindi si rilascia un inquinante, vogliamo capire se quell'inquinante lì arriverà sulle coste, quando e come, quale concentrazione, eccetera, eccetera. Cioè, invariabilmente c'è un problema di partenza, quindi mondo reale, c'è l'idea, la speranza di tradurre questo problema che sto considerando, con delle equazioni, le quali riconosceranno la natura generale di questo problema. È un problema di sport, di calcio, o è un problema di inquinamento di una laguna, o è un problema di inquinamento di cieli, o è un problema di regolazione del traffico, eccetera. Quindi qui viene fuori l'informazione e conoscenza, tradurre le equazioni. Poi queste equazioni in generale sono assolutamente irrisolvibili perché sono troppo complicate, non c'è nessun matematico che riesca a risolvere come risolvere un'equazione di secondo grado, no? E quindi c'è bisogno di introdurre dei metodi, degli algoritmi per arrivare a risolvere sul computer e dare delle soluzioni. Questo è l'idea generale, no? E poi la matematica è onnivora da questo punto di vista, nel senso che partite da un problema qualsiasi e la speranza di riuscire a ottenere le equazioni se riuscite a fare questo passaggio fondamentale, questa è la parte creativa. Poi dopo il resto è difficile, ma in qualche maniera normale. Scrivere l'algoritmo, e concorre l'algoritmo è mezzo, no? Non è il momento creativo, e poi arrivare però alla soluzione. Non so, qui avevo fatto giusto 3 o 4 esempi, che Massimo ha detto deve essere una chiacchierata, non deve essere una lezione, ovviamente non è una lezione, ma solo per darvi un'idea di quello che poi può fare il computer, no? Teoricamente. Bravissimi, grazie mille. Allora, questo è il Colosseo, che c'è il Colosseo con la matematica, no? Beh, noi speriamo sempre che non arrivi nessun evento traumatico sul Colosseo, però Roma è anche una zona sismica, per fortuna fino adesso, diciamo, la magnitudo sta sempre piuttosto modesta, ma che succede se arriva un'onda sismica che va a impattare sul Colosseo, no? E noi vorremmo sapere se il Colosseo resisterà o non resisterà. Quindi possiamo, e non possiamo fare un laboratorio, non è che possiamo dire prendiamo il Colosseo, lo sfruttiamo in laboratorio, facciamo le prove e poi dopo capiamo, no? Quindi facciamo un Colosseo matematico. Non so perché non funzioni, ma sì, ecco, perché era spento, benissimo, vedete, l'intelligenza umana scarsa in questo caso, oppure questo è un ponte, non è la stessa cosa, no? Questo è un ponte su cui passa un treno, come tanti abbiamo in Italia, oppure passa un'automobile, vogliamo sapere se questo ponte resisterà o il Colosseo resisterà a un'onda sismica, no? Ok, e quindi facciamo
tutte queste cose, infatti il ponte di prima, stiamo simulando un terremoto che arriva, ovviamente l'ipocentro sarà 7 km, 8 km, 10 km, dipende dal contesto, c'è un mondo che si propaga nel terreno e poi va ad impattare il ponte, no? E vogliamo capire se questo ponte resisterà. Ecco, qui stiamo simulando una magnitudo scala Richter 4, quindi relativamente modesta, il ponte resiste in questo caso. Poi io cambio, come se avessi un cacciavite in mano, regolo la magnitudo, cambio un parametro nel mio sistema di centinaia, migliaia di equazioni, scusa, di programmi, quindi chiaramente qui c'è una complessità sotto che nascondo, e posso andare a vedere se quando passo da 4 a 5 o a 5.5 dalla scala Richter, questo resisterà ancora oppure no, e dove si spezzerà. E quindi posso decidere che faccio manutenzione e voglio andare a curarlo esattamente in quel punto. Ecco, qui sto descrivendo un problema che, diciamo, sfrutta una conoscenza. Qual è la conoscenza? Come si propaga un'onda elastica in una struttura solida. I terremoti avvengono perché c'è una faglia che si muove, c'è uno spostamento che si crea da qualche parte, no? Nel suolo. Quindi una faglia che si sta spostando, la faglia che si sposta, la faglia ha accumulato una pressione pazzesca, perché magari sono due placche, una vicino all'altra, no? Queste sono state in compressione per tantissimo tempo, senza fare nulla, poi quando questa pressione arriva ad un livello di soglia, queste placche si spostano. Allora si sposta la placca, si crea un'onda, come l'onda nell'acqua, quando buttate un sasso, che si propaga, che arriva fino in superficie, che avrà un impatto. Questo lo scrivo con un'equazione matematica. Lo applico qui, lo applico ad Atene, per vedere il Partenone, lo applico a Pechino, dove facciamo scenari futuri. Pechino è su una faglia importante, Pechino ha 18 milioni di abitanti in questo momento. E la faglia è di quasi 120 km e passa sotto l'area metropolitana di Istanbul. Nel Mar del Bosforo c'è una faglia, la faglia dell'Anatolia. Istanbul ha 25 milioni di abitanti la zona, no? E il terremoto che arriverà lo sappiamo, perché questa è conoscenza, non è data science, ma è conoscenza. Il terremoto che arriva avrà una magnitudo che è legata con delle equazioni alla ampiezza della faglia. Io la faglia la conosco perché i geologi mi dicono, mappano tutto, ma in particolare l'Italia è mappata benissimo dal punto di vista geologico, no? Quindi io so dove sono le faglie, noi sappiamo dove ci saranno i prossimi terremoti in Italia, non sappiamo quando ci saranno, ma sappiamo dove ci saranno e che magnitudo avranno. Quindi posso usare la mia equazione per predire l'impatto. Questo è un esempio, no? Vorrei dire che è non distruttiva. Questo è il terremoto delle mie, un terremoto vero, ma poi quindi posso anche andarlo a testare su casi reali e andare a confrontare il risultato con quello che è avvenuto effettivamente. Qui sto validando il mio modello. Io ho un modello concettuale che può essere anche cervellotico, e qui voglio andarlo a testare su un caso realmente avvenuto. Quindi voglio andare a vedere se il mio modello è stato capace realmente di predire cosa succedeva lì. No. Questo è un passaggio fondamentale. Qui adesso vedete la faglia di Mirandola. Mirandola è, sappiamo come Mirandola più o meno, questa è la faglia di Mirandola, questa vedete l'onda che sta propagando dall'ipocentro verso la superficie e vedete l'impatto dell'onda sulla superficie. Ecco, questi sono calcoli terribili, difficilissimi, però io direi, sono calcoli che partono da una equazione che esprime una conoscenza. Questo non lo fai con oggi, tra 10 anni, non lo so, non lo fai con l'intelligenza artificiale, per fare un esempio. Oppure, questo cuore, questo è un atrio, e qui stiamo vedendo, sapete, il cuore ha due ventricoli, due atri, e sapete che uno dei problemi che il cuore può avere, una delle patologie cardiache, è quella dovuta al ritmo, no? Parliamo di cardiologi, i cardiologi curano problemi del ritmo, i cardiochirurghi curano problemi invece di valvoli, coronari, eccetera, eccetera, di fluido, di strutture, no? Di miocardio. Ecco, qui cosa stiamo simulando? Vedete, queste sono bellissime immagini, in realtà sono terrificanti, perché stiamo simulando una fibrillazione atriale, che è una malattia purtroppo molto comune, no? Fibrillazione atriale, però avete delle, forse posso tornare indietro, avete delle, ecco qua, avete due punti ectopici in cui si scatenano due scintille elettriche che non ci sono in condizioni normali. No. E questo genera questo campo di onde. Cos'è questo campo? Cosa sono questi colori? Sono i valori del potenziale elettrico. Allora, quando è rosso vuol dire che quelle cellule del miocardio sono state, dell'atrio, sono state già raggiunte dal potenziale elettrico. Quando è blu vuol dire di no. Allora, in condizioni normali c'è una singola onda che si propaga,
no? C'è un'onda elettrica, come se fosse un'onda di piena, che avanza. Quello che sta a monte non è ancora stato raggiunto dalla scarica elettrica, quello che sta a valle sì. Qui ce ne sono tantissime, i medici chiamano questo gateway entry, cioè sono onde di rientro che fanno addirittura queste forme ad otto. Poi i medici con i matematici sono un po' approssimativi, ma va benissimo, no? Okay. A volte lo chiamano questa la turbolenza elettrica, altro misconcept, però rende l'idea, no? O caos elettrico, no? Rende l'idea. Ecco, io posso fare questi scenari matematici e dire al medico, guarda, se la fibrillazione parte da qui e qui, questo è lo scenario che devi aspettare, poi il medico deve andare a fare le ablazioni. Ablazione vuol dire entrare con un catetere nel cuore, quello che si fa, tenere il paziente per 4-5 ore e andare a bruciare letteralmente tanti punti, quelli che sono responsabili della creazione dell'onda di rientro. E lo fa sperimentalmente, trial and error, come si dice, no? Che qui gli posso dire teoricamente dove mi aspetto che queste onde si formino, i medici le chiamano rotori, e dove quindi posso andare a bruciare e con quale intensità posso andare a bruciare. Sto bruciando il cuore, quindi sto facendo 10, 20, 100, diciamo, punti in cui vado a bruciare il cuore. E se invece di farne 100 bastasse bruciarne 5 o 10, no? Farei meno danno, non solo, il paziente non starebbe lì 5 ore, magari starebbe lì 10 minuti. Ecco, tutto questo io lo posso fare, sperando naturalmente che poi sia validato, perché so qual è il processo che governa questo problema. E sono le equazioni di Maxwell che mi permettono di capire come si propaga la luce in questa stanza, ma anche il campo elettrico in questa struttura, per fare un esempio. Oppure, se posso avere la prossima, questo è il cuore che batte, questo è un ventricolo adesso. È un ventricolo e posso simulare, questo è un ventricolo che sta contraendo, fatto ancora matematicamente, ecco, posso simulare la presenza di un infarto. Se il ventricolo è infartuato, c'è una zona che è elettricamente isolata, diciamo, c'è una cellula morte, quindi il segnale elettrico non conduce più. Il segnale elettrico è quello che permette la contrazione delle fibre, quindi se non passa il segnale elettrico non si contraggono le fibre, quindi lì è un pezzo di cuore che non funziona più. Quindi il cuore invece di battere armoniosamente e garantire quindi l'uscita di una quantità di sangue che è giusta per alimentare il nostro sistema, batte in maniera, si dice scompensata, nei medici dicono il cuore scompensato, batte in maniera un po' più casuale, no? Un po' più irregolare. Non vorrei sembrarti prosaico, ma visto che sono di Roma mi è rimasto il dubbio sul Colosseo. Il Colosseo rimane di fronte a un terremoto o no? Perché Sì. sicuramente ci stai raccontando tanti esempi, però mi hai lanciato questo allarme. Il Colosseo is forever, No, e non temere nulla. Poi lì ci sono degli elementi che non sono né intelligenza artificiale né intelligenza matematica, sono il divino, no? Che protegge, quindi lì, sai, lì la matematica non è ancora arrivata. senti, c'è sempre un momento in cui apriamo alle domande, alle curiosità del pubblico, lo farei anche in questo caso. Se qualcuno vuole prendere la parola, diamo un microfono. Partiamo dal signore qui dietro. Dal suo primo diapositivo, il dati, modello e soluzione, qual è il ruolo dell'intelligenza e intuizione in questo ciclo? Qual è la differenza fra due? L'intelligenza? Beh, Intuizione. l'intuizione. Allora, l'intelligenza è, diciamo, ovviamente nascosta, è l'intelligenza di chi crea il modello. E quindi, se io devo progettare l'automobile di Formula 1 migliore per la prossima stagione, devo tener conto dei vincoli che le regole generali mi pongono, e poi nell'ambito di questi vincoli lì sviluppo l'idea. Intuizione, certamente c'è un progettista prima che fa un design, un disegno concettuale ragionevole, e poi la matematica che permette di passare da quel disegno, che è un dato di forma, alla capire se quell'automobile con le equazioni della dinamica dei fluidi si comporterà bene, si comporterà male, che tipo di assetto avrà, che velocità massima avrà, che tipo di assetto avrà, che tipo di aderenza avrà. Voi sapete che per un'automobile che va a 300 all'ora, se non creato un assetto particolare aerodinamico, questa 300 all'ora decolla, no? Gli aerei decollano 300 all'ora, quindi dovete anche stabilizzare, non è solo un problema di velocità, eccetera. Quindi c'è sicuramente un'intuizione, una concezione iniziale, c'è moltissima intelligenza che viene posta nello sviluppo del modello, come rappresento il comportamento dell'automobile in quel contesto, e poi naturalmente c'è tutta l'intelligenza questo l'ho nascosto completamente, ma quando arrivo a scrivere il modello,
arrivo ad un sistema, un'equazione singola magari, la famosa equazione di Maxwell, che è un'equazione singola, quando dovete dare al computer, non è che dite al computer, computer, prendi l'equazione di Maxwell e risolverla. Il computer ovviamente, se avesse un braccio, mi farebbe probabilmente un gestaccio, no? Okay. Quindi io devo fare una mediazione pazzesca, devo passare questa equazione, tradurla al discreto, quindi c'è un po' difficile approssimarla, poi scrivere l'algoritmo, passarlo al computer, eccetera. Sto sostanzialmente introducendo un problema grande, di grandi dimensioni. Il ventricolo che avete visto prima, lì sto risolvendo 200 milioni di incognite, perché io voglio sapere virtualmente in ogni punto del ventricolo o dell'atrio cosa sta succedendo. E quindi più punti ho e più accuratezza ho. Allora, per risolvere un problema in 200 milioni di incognite rapidamente su un computer anche potente, ho bisogno di metterci tantissima intelligenza. Per darvi un'idea della complessità, il computer più potente che esiste oggi al mondo è a, diciamo, fa 60, è negli Stati Uniti, fino a 2 anni fa in Cina, fa 60 per 10 alla 15 operazioni. Questo vuol dire 60 milioni di miliardi di operazioni in un secondo. In un secondo. Il quinto, il primo in Europa, è quello che sta vicinissimo a noi, sta a Lugano, e su cui noi facciamo i calcoli, e quello fa 20 per 10 alla 15, quindi stiamo parlando ancora di 20 milioni di operazioni al secondo. Per fare un secondo di vita vera sul cuore, io ho bisogno di usare quel computer per una settimana intera. Quindi gli errori, tu riparti dagli errori all'inizio, no? Come sono sicuro di curare gli errori? Ecco, la matematica aiuta a fare il controllo degli errori, altrimenti sarei in una serva oscura. Assolutamente. Lavorare una settimana intera, ma anche solo un'ora intera, con un computer che fa un milione di dati operazioni al secondo, in un minuto ci sono 60 secondi, in un'ora ci sono 3600 secondi, quindi sta parlando di un miliardo di miliardi di operazioni. Allora, ogni operazione il computer la sbaglia, perché il computer ha una precisione finita, non lavora come noi carta e penna, quindi il computer sbaglia. Allora questi metodi devono essere anche capaci di prevedere come questo errore che si faccia una singola operazione si propaga all'interno, altrimenti avete un processo nucleare, no? Che diventa assolutamente devastante, avete una cascata di errori per non parlare più. Quindi c'è l'intelligenza a monte nel capire il processo, nel tradurre le equazioni, c'è l'intelligenza nel realizzare degli algoritmi che siano capaci, robusti e accurati. Quindi ci sono tanti momenti in cui c'è l'intelligenza e ovviamente ci sono tanti momenti in cui c'è la creatività, perché se adesso voglio simulare un terremoto di 9.2 Santiago del Cile, o Kobe, non ci sono mai stati terremoti di quella identità, devo capire anche come simulare un comportamento fortemente non lineare del terreno, quindi devo mettere nuova conoscenza. Quindi parto sulle spalle dei giganti usando quello che altre persone già capito, ma io devo mettere ulteriore conoscenza. Non c'è mai nessuno che ha fatto un modello integrato del cuore umano, noi stiamo cercando di farlo. Ci sono mille punti in cui dobbiamo introdurre nuova conoscenza. Don Filippo, vuole intervenire? Sì, anzitutto grazie, molto interessante e ispirante. Ci ha dato una conferma, cioè di quanto il ruolo della matematica, il futuro della matematica sia fondamentale nel nostro mondo, lo vediamo anche dentro le aziende, in ogni circostanza, cioè ciò che le tecnologie oggi, le tecnologie digitali in particolare, consentono di fare richiede sempre più competenze di matematica. E su questo volevo fare una domanda al professore, diciamo, no? Perché noi vediamo una domanda da parte del mondo delle imprese appunto forte, crescente. Ho l'impressione che ci sia anche una consapevolezza da parte dei giovani e un desiderio di avere accesso alla formazione sulla matematica altrettanto crescente. C'è un po' un collo di bottiglia nella capacità di formare. Io qualche giorno fa ero in giro per università anche negli Stati Uniti, per esempio, vedo lì chi fa matematica intanto per partire ha 2 anni di green card in più, no? Tanto per attirare gli studenti a fare questi studi. Come siamo messi da questo punto di vista? Questa è la prima questione. La seconda, se posso, è una curiosità che mi viene capendo i concetti che lei ci ha illustrato, cioè
la conoscenza delle verità assolute. Le verità assolute sono per definizione qualcosa di finito, immagino, no? A differenza dell'intelligenza, che è potenzialmente finita, e a differenza di tutto ciò che noi oggi continuamente ci raccontiamo sulle tecnologie esponenziali, la potenzialità di crescere all'infinito, le conoscenze, la conoscenza è qualcosa di dato, di finito. A che punto siamo rispetto alla conoscenza? Cioè, qual è il potenziale che stiamo sviluppando di nuova conoscenza? È crescente o abbiamo scoperto le verità assolute, quasi le più importanti sono già scoperte? Oppure quello che sta accadendo ci consente di accelerare anche su questo? Dunque, prima domanda, e qui darò una risposta in controtendenza rispetto a quello che è il sentire comune. Io ho fatto un po' di esperienze in giro per il mondo in tante università, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Francia, Inghilterra, eccetera, eccetera. Fatemi dire che i nostri studenti bravi sono i più bravi in assoluto. E questo non lo dico, cioè, non è un intervento a sovranista, okay? I nostri studenti bravi sono i più bravi in assoluto, per due ragioni. Semplifica. La prima ragione è che nonostante tutto il male, nonostante tutta la nostra cattiva stampa, le nostre scuole hanno dei contenuti ancora di notevolissimo livello, quindi lo studente bravo è comunque stimato. La seconda è passione, una parolona, no? Che c'è una passione per che cosa? I nostri studenti sono appassionati e molto naivi per certi aspetti. Cioè, quando siamo in Svizzera, facciamo delle cose, matematica, ogni volta arriva uno studente alla pausa e dice: ma cosa mi serve esattamente per fare? Il mio studente non mi chiede mai cosa serve. Il mio studente si appassiona, si entusiasma, resta affascinato, si spiego bene, no? Comunque insomma è curioso, eccetera. Questo è fondamentale, la mentale, bisogna di affascinare le persone, di appassionare le persone. Poi il talento emerge. Quindi come si coniuga questo con il discorso della formazione in questo momento rispetto a questo? Lei ha citato gli Stati Uniti. Guardi, una cosa che forse non la troverà molto d'accordo, questo dibattito è fortissimo anche negli Stati Uniti. Io vado negli Stati Uniti, mi chiedono continuamente di aderire a dei panel di discussione di come l'intelligenza artificiale può cambiare la matematica, eccetera. È un discorso molto, molto presente, molto come attivo negli Stati Uniti, e ancora vorrei dire a dei livelli molto iniziali, molto primordiali. Perché c'è molto buzzword, c'è molta confusione intorno a queste cose. C'è assolutamente bisogno di capire come razionalizzare queste cose, come mettere in relazione con il conosciuto. Quindi oggi, se un'azienda viene al Politecnico di Milano, al Dipartimento di Matematica, noi abbiamo il Mate Day, no? Dove arrivano tutte le aziende che fanno le interviste ai candidati, quelli del quartale, l'altro del quartano, il terzo, il quinto, eccetera. Cioè, se un ragazzo dice che è un esperto di data science, però c'è mai contratto, e magari ha fatto un corso o due corsi, questo per dire la penuria della formazione nostra, ma di tutti. Ma vorrei però dire che, attenzione, stiamo molto attenti, perché se uno fa due corsi di data science e un altro ne ha fatti zero, questo certo gli può dare uno sprint iniziale un po' significativo per, come dire, sui 10.000 metri magari il primo chilometro lo fa davanti agli altri, ma poi quello conta la conoscenza globale e la qualità della persona. Cioè, questo corso uno lo può acquisire anche dopo, capire. Quello che voglio dire è che c'è una moda pazzesca che anche guida molto nelle scelte, e a volte sono scelte molto irrazionali, no? Un mio collega del Politecnico, vice rettore del Politecnico, diceva: io si interessa al placement, cioè io la mattina ho i miei amici che mi telefonano e mi dice: dammi 10 data scientist, dammi 100 data scientist. Ecco, è un atteggiamento sbagliatissimo, perché il data science in questo momento è, ripeto, è un buzzword, ha detto dei contenuti, ma poi bisogna mediare con tutto il resto. L'ingegnere che farà, o il fisico che farà, o il matematico che farà carriera, che avrà successo nella vita, è una persona che ha capito delle cose fondamentali di restare per sempre, no? Non ha la cultura da Wikipedia, alla cultura della conoscenza, e è riuscito a fare collegamenti tra varie cose. Questa è la persona che emergerà, non è la persona che ha un corso in più, un corso in meno di data science. Detto questo, tutte le università si stanno attrezzando per dare la risposta a queste domande in maniera più o meno, come dire, più o meno seria, o più o meno coordinata, no? Quindi trova adesso master in data science, master in intelligenza artificiale dappertutto. Risponde un'esigenza, vorrei dire in certi momenti molto poco
come dire, a volte anche con poca awareness, poca consapevolezza, che viene dal mondo imprenditoriale. Detto questo, c'è assolutamente bisogno di avere invece persone che hanno questo tipo di attenzione, questo tipo di capacità. Dove va la conoscenza? Che punto siamo con la conoscenza? No, la conoscenza io la vedo come un fronte che avanza, invece di essere il fronte dell'onda sismica che avanza, è un altro fronte che avanza, della conoscenza. E avanza in maniera compatta. Ogni tanto ci sono degli schizzi in avanti, in certe direzioni, e quelli fanno, come dire, fanno avanzare lui, quelli fanno arrivare sulla cima finale dell'Everest, no? Ma perché se arrivi sulla cima finale dell'Everest c'è bisogno di questa conoscenza che avanza in maniera molto sistematico e molto coordinato in certi aspetti. Quindi questo non cambia nel tempo, è sempre stato così. Una volta c'erano di più i solisti, Newton e Galileo erano solisti, oggi non è più il tempo di solisti, certamente sono le persone più intelligenti e più creative di altre, però lavorano all'interno di gruppi che sviluppano la conoscenza. Quindi io da questo punto di vista sono estremamente felice, ottimista. Forse avevamo un'ultima domanda da queste parti, la prendiamo e poi chiudiamo la giornata. Rispetto a questo discorso, siccome si discuteva ieri nella mia associazione informatica sui destini del mestiere di data scientist, ma questo mestiere non può essere in gran parte automatizzato, cioè fino a che punto può essere automatizzato anche questo tipo di competenze? Cioè, nel senso che a parte tutti questi algoritmi, ma anche per le aziende sarebbe importante avere dei sistemi diciamo completamente automatizzati per fare l'analisi dei dati e predire le cose senza necessità di intervento umano. L'algoritmo automatizza per certi aspetti. Automatizza quello che lei sa già. Quindi quando la conoscenza arriva a un certo punto ed è consolidata, può sviluppare appunto un metodo, un algoritmo, e quell'algoritmo lì poi viene reso disponibile, e questo dà luogo all'automatismo, se vogliamo. Quindi direi che l'automatizzazione di questa conoscenza è, se pensiamo idealmente al fronte di prima che si propaga, c'è un fronte che sta un pochino più indietro, che trasporta, trasferisce, si parla di trasferimento di conoscenza, trasferimento tecnologico, no? Trasferisce nel mondo industriale questa conoscenza una volta che si è cristallizzata attraverso algoritmi. Quindi l'automatizzazione è, vorrei dire, un corollario, un processo che arriva dopo e va immediatamente a seguito del processo primario, quello di sviluppo della conoscenza. Quello non automatizza, perché vorrebbe dire che ha creato una mente umana capace di produrre conoscenze in maniera assolutamente automatica. Noi penso che speriamo tutti che non sarà mai il caso. No? Ma chi mi conosce sa che io ho una mia teoria, e la mia teoria un po' spartiacque anche nei confronti dell'intelligenza artificiale è questa. Magari possiamo anche pensare di lasciare le risposte alle grandi domande alle macchine, quindi automatizzare. L'importante è che manteniamo il primato delle domande verso l'essere umano, altrimenti rischiamo di cadere in quel pericolo che tu prima ci hai messo a fuoco molto bene, con il computer che decide anche con chi dobbiamo uscire. Allora io ringrazio Alfio Quarteoni, ma Gracias.